Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Gloria, sposare un attore rappresenta un problema? Sì, però devo dire che forse Johnny in questo caso cerca molto appoggio da parte mia, cioè si consiglia, cerca di avere un aiuto e questo mi gratifica molto. Vorrei che non dimenticassi mai il primo bacio che ti ho dato. Vorrei che non dimenticassi mai il primo bacio che ti ho dato. Ma il primo bacio chi l'ha dato? Tu? Io. Ah, tu? Io. Ah, meno male che confessa. Io, sì, ma... io devo essere sincera, ho pianto dietro. Perché? Mi sono commossa perché erano, credo, 10 anni che lui non si faceva vedere in video e, insomma, mi sono emozionata. Buonasera, sono qui bene. In milanese. Le fa sentimentale. Cara Gloria, hai capito? Hai sposato un milanese. Senti questo finale. Gloria, devo farti una confessione. Io sono innamorata di tuo marito dal 1986, quando abbiamo fatto con Enzo Paolo e Carmen Premiatissime e lui presentava. Sì, sì, sì. Io lì mi sono innamorata di lui e sono innamorata di lui ancora oggi, però poi lui ha scelto te. Te lo volevo e invece dire. Pensa, ti confesso una cosa. Gabriele, il figlio di Johnny che tu conosci, certo. È pazzo di te. Ecco. E quindi siamo pari. Siamo pari, va bene, pari e patta. Pari e patta, va bene. Eccola l'ha fatta. Allora... parliamo del Johnny Dorelli artista, parlare dell'artista parliamo del carisma 100% puro, è un artista carismatico, il carisma non si può avere né con gli anni di teatro, è una cosa innata e lui l'ha sempre avuta. Ma qual è il miglior pregio e il peggior difetto di Johnny? Tu che lo vivi da 45 anni. Sì, lui è sempre stato molto pignolo, molto professionista, professionale. Credo che questa cosa sia un po' un pro e un contro, no? Nel senso che, insomma, era un po' rompipalle, posso dirlo. Guarda, lei lo può anche confermare sul lavoro, perché ecco. Carmen ci ha lavorato, era la prima donna, mi ricordo quello che stava. È la sua fortuna questa. Esatto. Perché ma di che segno è? Segno zodiacale? Pesci. Pesci. È grosso professionista, mi ricordo. Sì. Lui si è, esatto. Lui è un perfezionista, è uno che ha rotto tanto le scatole, certo. Devo dire. Ragazzi, in quel programma si iniziava a registrare alle 11 del mattino, si finiva alle 5 del giorno dopo. E siccome io ero una semplice valletta, mi facevano registrare per ultimo e poi mi dicevano allo sguardo un po' sonnato. Ecco. Scusate se sto qua da ieri. E quello era tuo marito che stava lì a guardare tutto. Ma si facevano delle cose molto complicate. Facevamo le nottate lì. Però, si facevano le nottate. Balletti, si faceva... cose pazzesche. Wow! Guarda, capito, guarda. Wow. Non capisco perché abbia voluto te e non me. Non lo so, però Johnny, io ti amo ancora. Ma tu sei troppo giovane. Io lo amo ancora, sei sappilo. Troppo giovane. Bello. Guarda che meraviglia. Vice Valori, fantastica. Daniela Goggi, che meraviglia. Pensa che mia figlia, Gwendalina, ha come secondo nome Bice, in onore di Bice Valori. Ah, che bello. E il suo padrino è stato Paolo Panelli. Che bello. Ci vediamo tra poco per saperne di più dell'incontro tra Gloria Guida, Johnny Dorelli, i loro 45 anni d'amore e tutta la loro bellissima, bellissima carriera e percorso di vita. A tra poco. Ma noi a 45 anni, quando ci arriviamo? Ben
bentornati, bentornati a Citofonare R2. Eccoci qua con Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Gloria Guida. Parlavamo di storie d'amore perché noi queste cose ci appassionano. 40 anni insieme, dicevamo, certo, io e Simona non ce la faremo mai non arrivare a 45 anni. Beh, tu sei anni a buon punto. Sto a 27, ma ancora mancano tanti, ragazzi. Volano. Però io vorrei invece tornare a parlare del grande Johnny Dorelli, che secondo me, come dicevo prima, anche Gloria si è ritirato dalle scene un po' troppo presto, perché abbiamo proprio sentito la mancanza. Però forse non tutti sanno che lui ha partecipato a tantissime edizioni del Festival di Sanremo, credo 9 edizioni addirittura. Sì. Ma vi dirò di più, che nel 58, credo, sì, vinse nel Blu dipinto di blu, la famosa Volare, che tutti dicono canzone di Domenico Modugno. Ma all'epoca le canzoni a Sanremo le presentavano in due cantanti, esatto, che erano Domenico Modugno e Johnny Dorelli. Ma che non era conosciuto, era la sua prima manifestazione importante. Certo. Ma noi abbiamo delle immagini. Davvero, pensa che io le ho cercate per tanto tempo. Te le mandiamo noi, guarda. Grazie. Dov'è? Volavo, volavo, felice, più in alto del sole d'ancora più su. Mentre il mondo... La canticchieranno tutti, ma non era facile dare il colore giusto a questo blu dipinto di blu. I 20 anni della rivelazione Johnny Dorelli ci sono riusciti. Quanto a Domenico Modugno, egli era naturalmente l'ideale interprete di se stesso. Volare, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Mami, 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 40 di 40 notte sbatti su, che capisce una cosa. Non baciare più nessuno, or che un bacio hai dato a me. Arriva la bomba che scoppia in bomba, ah, si tratta di me. Porte che spacco le porte, ah, arrivo da te. Carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lieti. Sai che ho fatto le serate con De Filippi? Lui andava col piattino, poi facevamo le osterie, no, lui con la chitarra e poi girava. Ma era un pezzo che facevamo quando eravamo io 18 anni. Come si intitola? Jeepers Creepers. Io son sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà. Meraviglia. Mi fa morire questa postura sua, no? Qual è la postura questa sua? Questa postura quando cantava, questa cosa. La trovavo di un'eleganza. Era bello anche nella... A me lo dici? Era bello anche nella postura. E poi sono felice di avere visto finalmente Volare cantata da Johnny. No, ma te lo facciamo avere, assolutamente. Sempre Modugno è il suo pezzo, per l'amor di Dio. Certo. Però io non l'avevo mai visto. E quindi finalmente ho la prova che lui l'ha fatto. Ma certo che sì. Ma guarda, una canzone peraltro che ancora cantano in tutto il mondo. Certo. Fantastico. Insomma, rapporti d'idilliaco di tanti anni, però anche tu eri un bel avevi un bel caratterino, cara Gloria, bel perché peperino. Leggo che ogni tanto andavi via di casa per smuovere un po' le acque e aspettavi che lui ti rincorresse. Wow. Ma lo cercavi tu, o tornavi spontaneamente, oppure lui ti veniva a cercare? Questo voglio capire. No, l'ho fatto una volta, ho sbattuto la porta e me ne sono andata. Brava, perché ne avevo brava. Piene le scatole. Esatto. Succede a tutti. Si fa, brava, si fa. Brava. Però non è che sono andata al mare in vacanza, sono andata dalla mia mamma. A Bologna. Come spesso accade. Ecco, mi sono fatta coccolare da lei, Giorgio telefonava, io dicevo, mamma, di che non ci sono. L'abbiamo fatto tutte. Per cui è stato questo, ma è un gioco. Cioè, poi è chiaro che dopo 2 giorni ero già tornata a Roma. Anche tu sei scappata? No, no, scappa sempre. Purtroppo no. Ah, scappa lui. L'amore, l'amore, è questo, fanno bene queste cose, certo, perché ti danno lo sprint. Mai far passare nulla, esatto, però. No, esatto. Ma il migliore a cantare l'amore
è il nostro sommo poeta Federico Moccia ecco. E il suo aforisma. Vai. Che è come il giovedì, gnocchi, c'è sempre. Allora, ho scelto questo di Benjamin Franklin. Prima del matrimonio tenete gli occhi ben aperti, dopo chiudetene uno. Ecco. A volte anche tutti e due, mi verrebbe anche da dire. Anche tutti e due. Ogni tanto. Bella questa. Sì, bella. Sì. Vi corrisponde? Ci sta. Ma io guarda, nel mio caso è una battuta poi. Ho chiuso un occhio al primo matrimonio e un occhio al secondo. Ecco. Basta, sei a posto. Non a posto. Però, poi li ho riaperti. Però è un po' vero che per far durare i rapporti tanti anni bisogna avere un minimo di tolleranza che forse oggi non c'è più, mi viene da dire, nelle giovani coppie, no? Cioè convivere con una persona per tanti anni con caratteri diversi, con modo di reagire diverso, ci porta anche ogni tanto a chiudere un occhio e dire vabbè, lasciamo perdere. Chiediamolo ai ragazzi del matrimonio, secondo voi è così, è vero? C'è qualcuno che ha un rapporto duraturo, almeno 30 anni? Con... Ciao Fabrizio, eccolo. Di nuovo. Con il nostro caffè. Non avevo portato il caffè per la guida, certo. Ho proposto un altro giro. E insieme vi ho portato un filmato per ammirare insieme Johnny Dorelli in versione showman. Lì, come diceva lui, in un celebre carosello di un formaggio, bisogna fare bene le cose per meritare le fiducia. E lui se la meritava veramente tutta. Vediamo insieme. Che bravo! Ah, ecco cosa dovevo fare io. Devo telefonare, guai se dimentico il numero. 795... 795-431 795-4... Scusa un attimo, 795-4... Che fai, devi telefonare? Sì, devo telefonare. Scusa, ma io ho un numero, se non lo faccio subito mi dimentico perché non l'ho scritto. Rimbambambambito. Imbecille buffone, imbecille buffone, imbecille buffone, imbecille buffone, imbecille, 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 imbecille. Mi sono inceppato. Pu 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 pu. Puzzone. And the mission bells told me that I mustn't stay south of the border and down Mexico way. Sono io Dorelic travestito da Dorelic. L'avete capito anche voi, eh? Che intuito. Johnny Dorelli! Io ti invidio perché so che tu hai una presa, è il classico furbone, lui riesce ad arrivare subito al cuore delle signore, è vero? Cioè tu hai veramente delle facoltà che io non ho, scommetto che cominci anche con una canzone napoletana. Sì, ti spiego anche il perché, anzi, sì. È perché è il terzo anno che faccio senza rete e prevedo che non ci sarà un quarto. Ah, bravo, vedi? So che tu hai fatto un film, Johnny Dorelli, dedicato a te stesso. Di che si tratta? Faccio pausa perché non me lo ricordo, dedicato a me stesso. Che mi tocchi il seno? È un bell'uomo, è un bell'uomo. Sì, bell'uomo, però stiamo andando sul pesante. Mi sono no, che pesante, sì, io non sono mai cose pesanti. Voi bisogna godere, amare e fare quello che ci pare. Sì, però... Faccio dei proclami, mi sembra di essere Madre Teresa di Calcutta, padre dei mini da Bergai. Figlia, andiamo a vedere questi filmati, perché vediamo dei personaggi incredibili. Ma secondo voi com'è cambiata la televisione oggi? Questi erano un po' di spezzoni di programmi Rai. Beh, c'era tanta tanta professione, tanta serietà, tanta devozione, studio, che forse magari adesso c'è un pochino meno, ma siamo moderni, cioè i tempi sono cambiati, tutto è più, no? Mangia e no, io penso che sono cambiati i mezzi tecnici e tutto è diventato più veloce e ha danneggiato un po'. Nella velocità abbiamo perso un po' di qualità. Tutto il resto del programma, certo. Perché prima si provava,
si facevano anche le luci, c'era il tempo, le telecamere, non bisognava organizzarsi. E questo dava la possibilità anche agli artisti, agli autori, a tutti, ormai si prova di fare un lavoro un po' più pensato, mentre ora c'è la fretta. Hai ragione. C'è la fretta. Comunque, caro Enzo Paolo, no, prego. No, io noto anche un'altra cosa, che ultimamente forse c'è anche un pochino di poca umiltà. Nel senso che certi programmi, come abbiamo visto, quanti personaggi erano nel cast di un programma? A parte citofonare Rai 2, dove voi siete due prime donne, però in tanti altri programmi c'è la voglia di fare one man show o one woman show. Capito? E quindi invece fare il cast più vario, più tutto potrebbe essere utile e bello. Sì, abbiamo fatti tanti di programmi insieme, io e te. Anche Buona Domenica eravamo tante persone.